Parliamo di questa iniziativa per il giorno 2 aprile, una data importante con una rappresentazione teatrale. Ecco, perché di questa iniziativa? L'iniziativa nasce dal desiderio di fermarci, fare il punto della situazione e capire dove siamo arrivati, cosa c'è da fare e la strada che è ancora un percorso lungo da compiere. Io sono una docente del liceo Politi che ha supportato questa iniziativa così come tante altre perché è una scuola altamente inclusiva, ma sono soprattutto una mamma, la mamma di Ruben che tra un mese compie 21 anni. E spesso mi fermo a riflettere, Ruben si è diplomato e noi ci ritroviamo in realtà con mio figlio che passa le sue mattinate a casa e mi chiedo perché. Perché si parla di riabilitazione precoce, perché si investe lo 0,2 che adesso dovrebbe essere lo 0,3 per l'autismo e nei centri per il trattamento precoce, ma si è pensato a cosa accade dopo i 18 anni? Sembra che sia una diagnosi che viene meno, invece in realtà le cose si complicano perché i genitori invecchiano, i figli crescono e le problematiche aumentano. Quindi quello che noi vogliamo attraverso questa iniziativa che è stata supportata e che io ringrazio fortemente il club dei Lions con Emanuele Farrugia e Rossana Florio che hanno veramente sposato questa iniziativa e l'hanno inserita nel loro programma annuale dall'inizio, iniziativa che poi è stata sposata da altre associazioni, da altri club service, ecco, noi vogliamo che in questo giorno si accenda veramente questa luce di speranza e che si riesca a lanciare questo messaggio, cosa vogliamo le famiglie, una rete integrata di servizi, un dialogo aperto con il territorio, con l'ASP, con il comune, al fine di avere qualcosa in più per i nostri figli. Sì, è stato uno dei nostri obiettivi quest'anno occuparci delle problematiche relative all'autismo in particolare, visto che il 2 di aprile è la giornata mondiale dell'autismo e della consapevolezza. Quindi abbiamo studiato questa giornata, abbiamo voluto che ci fosse un evento importante, questo sarà il 2 aprile al Teatro Pirandello alle ore 17:30, dove lì parleremo di consapevolezza, di autismo, di inclusione, una parola straordinaria per cui il Lions Agrigento Aosta è impegnato in questo cammino di solidarietà verso chi ha realmente bisogno. Abbiamo voluto accogliere subito la richiesta che ci è pervenuta da Lions di sostenere questa iniziativa perché non possiamo fare mancare il nostro impegno di donne delle professioni proprio su una tematica quale è la salute, su un tema quale i disturbi dello spettro autistico che investe famiglie e giovani che con la consapevolezza e crediamo tra l'altro che il teatro, questa formula che hanno sperimentato gli amici che mi hanno preceduta sia un'ottima possibilità per dialogare con il pubblico e accrescere questa consapevolezza. Il Soro Optimist c'è anche in questo caso. Io partecipo in qualità di socia dell'Lions Agrigento Aosta, col presidente abbiamo pensato già all'inizio dell'anno sociale di promuovere questo spettacolo proprio per comunicare in maniera diversa quello che è un tema di grandissima rilevanza sociale. L'autismo rappresenta una delle forme più gravi di fragilità del comparto sociale e sappiamo che bisogna ancora fare molto perché si possa considerare raggiunta una forma di inclusione sociale e se si possano anche raggiungere forme sempre più condivise di sostegno rispetto soprattutto alle famiglie spesso lasciate sole quindi ad affrontare nel loro universo anche di solitudine e di incomprensione quella che è la condizione legata all'autismo. La rappresentazione teatrale che si terrà il 2 aprile alle 17:30 è un importante momento di condivisione, ma vuole essere soprattutto quindi un momento per poter offrire un punto di vista nuovo rispetto a questo tema e un punto di vista diverso rispetto a tutte le riflessioni che possono essere portate avanti sul tema dell'autismo. Lo spettacolo Prigioniero di me stesso
sia per me che per il regista, non vuole essere solo uno spettacolo, sì, ma un luogo dell'animo, un veicolo attraverso il quale dare notizie, qualche notizia dall'intimo dei soggetti autistici, da un mondo fatto di solitudine che molto spesso è vicino e non lontano, anzi non è così fuori dalla nostra immaginazione come appare. Certo, questo fa parte della nostra missione, dei nostri obiettivi culturali, non ce lo siamo fatti dire due volte, perché il 2 aprile si celebra una giornata importante che è quella sulla consapevolezza dell'autismo, cioè significa che siamo noi sotto i riflettori, siamo noi che dobbiamo acquisire e incrementare la nostra consapevolezza intorno a questo disturbo, a questa sindrome. Ed è notorio che uno dei privilegiati canali di comunicazione e di interazione sociale da parte dei soggetti affetti dal disturbo dello spettro autistico è l'arte, nelle sue varie sfaccettature, che sia musica, danza, pittura, scultura, teatro. Ed ecco perché la Fondazione Teatro Pirandello, con enorme piacere, patrocina questa lodevole iniziativa, mettendo a disposizione la propria struttura, nella speranza che questo, anzi la quasi certezza che questo possa contribuire ad incrementare la consapevolezza su questo fenomeno.